Cari amici, buongiorno. Come da promessa, siamo qua a Cameri in un condominio a TC. Siamo con la signora Palma Colosimo. Il problema qual è? Da una dichiarazione fatta da ATC al giornale Novara Oggi, spesso e volentieri ATC comunica o che l'inquilina è morosa oppure che le segnalazioni non vengono fatte al numero indicato da tante carte che ATC manda. Il problema è sempre lo stesso. Io chiedo a quelli che li chiamo io capoccioni, colletti bianchi, quelli che hanno in gestione ATC nei piani alti. Ma vi pongo una problematica. Ma secondo voi una persona che ha 80, da 80 anni in su, ha cognizioni per gestirsi un telefono cellulare di ultima generazione, ha cognizioni per gestirsi un'email, ha cognizioni di capire come funzionano i vostri siti? Prima si adoperava il telefono e prima ancora si andava in via Boschi, si andava ad ATC e si comunicava al signor Mauro i lavori da fare. Io personalmente, spesso e volentieri, chiedo del Mauro, persona gentilissima che si attiva subito. Questo non posso dirlo per gli altri, perché non li conosco. Io ho ricevuto in un anno due telefonate da parte dell'architetto Mari, ho fatto due segnalazioni, ma perché io ho le cognizioni per farlo, però non ho il computer a casa. E l'architetto Mari ha preso visione di quello che comunicavo, mi ha chiamato e una volta mi dice che devono prendere un'altra ditta per fare questi lavori. Comunque, dall'ultima tromba d'aria a Novara, in via Bonzanini, c'è ed esiste un parapetto sopra il negozio che è stato sradicato completamente dalla tromba d'aria. Sono quasi due mesi che deve essere messo a posto e non è messo a posto. Come non è messo a posto? E magari col tempo farò un servizio anche su quella questione lì. Come sono la bellezza di 3 o 4 anni, sono intervenuti i vigili del fuoco e c'è una facciata di via Bonzanini completamente mancante del rivestimento delle piastrelle. Lo stesso rivestimento sta saltando in via Bonzanini e in via Bonzanini un mese fa sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere a sicurezza l'area che era allagata. La signora Perin Franca, che abita in via Bonzanini al numero 15, sono dal 2012 che ha infiltrazioni d'acqua nell'interno della camera da letto, a un'altezza di 1,5 metri, la stessa dorme in cucina. E questo Mari non lo sa, ma lo sanno le gestioni precedenti, nessuno è intervenuto. Caro Presidente Marchionne, 110%, lei mi fece vedere tutti i condomini che facevano parte della ristrutturazione del 110% nel Tribunale di Novara. Tra un'udienza e un'altra mi fece vedere nel corridoio l'elenco di queste gestioni qua. Ma non c'era via Bonzanini, non c'era via Calvari e non c'è neanche questo condominio che si trova in via Vittorio Veneto 13, Cameri. Quanti anni è che... Che non fanno niente, come minimo 40 anni, che ne so, sono tantissimi anni. Voi avete sollecitato più volte? Sì, sì, abbiamo fatto delle segnalazioni, sono venuti, hanno tamponato, che è proprio una schivezza, che non hanno fatto proprio niente, e ti mandano pure il conto, perché io sono proprietaria di un appartamentino qui, però io non posso fare niente, perché il condominio è dell'ATC. Mi hanno mandato anche da pagare, che hanno fatto delle cose allucinanti per tamponare. Allora, premetto che non è vero che la signora non può fare niente. Io ho consigliato alla signora, non più tardi di qualche minuto fa, di fare un decreto ingiuntivo come proprietaria di questo appartamento nei confronti di ATC, perché oltre al danno c'è anche la beffa. Mettiamo il caso che la signora domani abbia intenzione di vendere. Non viene valutato per il valore che ha e dove si trova, ma per come è tenuto.
Vi mostrerò nei fatti come è tenuto il condominio, c'è da mettere le mani ai capelli. Cosa da segnalare? Cosa da segnalare? Dove sta crollando o è già crollato l'intonaco e un pezzo di cemento? ADC si è limitato solo a pennellare col famoso blu che serve per, non fa, per fare in modo che non si ossidi il ferro. Ma è una cosa provvisoria. Ricordiamoci il ponte Morandi, caldo e freddo, dilatazione del ferro o dell'acciaio, se si dilata, poi si restringe, poi si dilata, dilata oggi, dilata domani, è ovvio che l'intonaco oppure il cemento non è d'acciaio, con la dilatazione spacca e una volta che spacca va giù. E se questo succede, attualmente vedo che ci sono i balconi e qualche colonna, mezza colonna portante. Se questo dovesse succedere su una colonna portante, allora signori di ATC, sono dolori. Ricordiamoci il ponte Morandi. Si doveva fare la manutenzione, si metteva il blu, che non è il blu che adopera Nighei, ma il blu, e non è neanche quello del blu di metilene che serve per le malattie veneree quando uno li ha. Il problema è che questo blu trova il tempo che trova. L'ideale sarebbe fare una ristrutturazione di quello che si vede. Poi io non so dentro gli appartamenti come sono messi. Sicuramente se vedo dei rattoppi fatti con la stabilitura, e basta. Altro, è un condominio che ha la sua età, quanti anni ha? Come minimo c'ha 50 anni. Non lei, il condominio. No, il condominio. Ok, la signora è molto simpatica, però nei fatti il problema è questo. Avete parlato con qualche funzionario quando è venuto? Sì, sono venute qui delle persone, non soltanto io, ma non ti ascoltano assolutamente. Niente, loro ci prendono d'affitto degli altri condomini. E non fanno niente. Io no, perché io l'ho comprato l'appartamento. Perciò... Sì, i soldi della gestione li prende anche da lei? No. Le spese condominiali, no, a lei le scarica sull'inquilino? No, perché non c'è niente, non c'è un amministratore. Ognuno, i condomini, si fa la sua scala. Allora, sì. L'amministratore è ATC. E negli affitti, oltre agli affitti, una volta al mese vi mette fuori le spese condominiali. Le spese condominiali chi le paga? Ma non ci sono spese condominiali perché non fanno niente, le scale non vengono pulite da nessuno. Il riscaldamento è autonomo? Il riscaldamento è autonomo, perciò non c'è niente, non c'è una donna... Neanche pensi. Durante l'anno vi mandano delle spese per la gestione? No. No. Garantito, quelle ve le mandano. Può darsi, questo non lo so, andate però andate a controllare, sì, nelle bollette, perché sicuramente sì, qualche soldo, magari la luce delle scale. No, qualche soldo ve lo devono mettere per forza, perché tutte le volte che c'è un amministratore quello gli manda fuori. Ma che non è l'amministratore? No, c'è, è ATC. E allora perché non viene qui a vedere un po' come sono messe le scale tutte brutte? Perché non viene in un momento? Come ha detto giustamente lei prima, sì? Non si fa vedere, no. Chiede e basta. Ah. Allora andrò lì e andrò a chiedere, perché io non l'ho mai visto. Io, secondo lei, me quando va in ATC deve dire, visto che la gestione, sì, è vostra, perché non c'è un referente che ogni tanto viene a vedere in che modo è la gestione e la struttura che gestite? Certo, lì c'è, per esempio, quelle sono dell'ATC, quelle case lì, e lì c'è l'amministratore, infatti le scale sono pulite, sono ordinate e tutto. Qui non c'è niente, non c'è nessuno, non ho mai visto nessuno. Ecco, questa mi mancava. Come ex presidente del SUNEA, caro Marchionni, questa mi mancava. Cioè, avete la gestione di un condominio ATC e la signora mi dice che qua non hanno mai visto nessuno. Fatemi capire, e se crolla qualcosa chi ne risponde? La signora? Se qualcuno si fa male chi ne risponde? La signora? E l'assicurazione del condominio da chi è pagata? E questo condominio è assicurato? Perché vi ricordo che a quello che sto vedendo, qualche volta, spero più tardi che mai, prima o poi qua succede qualche casino. Io già
visto personalmente un 8 balconi crollare in serie un paio d'anni fa in un condominio a Novara. Non era ATC, era un condominio privato, e so i danni che porta. Per fortuna quel giorno, ma è stato un pelo, due inquilini che buttavano l'immondizia non sono morti sotto le macerie. Ero lì presente, vigili del fuoco, carabinieri, c'erano tutti, c'erano anche le ambulanze. Poi il comune ha dovuto trovare il sistema per far alloggiare qualcuno che aveva delle grosse problematiche, perché il balcone era proprio all'altezza della camera da letto. Intervistai io il responsabile dei vigili del fuoco e lo stesso mi disse che per fortuna non c'erano grossi problemi strutturali. Qui, a guardarlo da fuori, grossi problemi strutturali non ce ne sono, ma il condominio richiede quanto prima un intervento almeno per la facciata. Per il momento, e solo per il momento, è tutto. Ringrazio la signora. Grazie a voi. Speriamo che succeda qualcosa di buono. E noi ci risentiamo quanto prima per altri problemi e altri casini. Salve a tutti. Arrivederci.